Buongiorno, Oggi andiamo a montare il nuovo impianto fotovoltaico 3 kW. Abbiamo tutto il materiale, tutto quanto, quindi impragatura, andiamo sopra il tetto e iniziamo a montare. Allora, ecco il tetto. Prepariamo le barre, facciamo i fori e fissiamo il tutto. Questo è un tetto in legno, quindi devo andare a provarlo e devo vedere le travi e la lunghezza. Allora, eccoci qua, abbiamo fatto il primo buco. Fate conto che questo è un tetto in legno, quindi sotto ci sono delle travi e noi ci andiamo a mettere il vitone, questo. Vedete qui alla punta e questa è la lunghezza, dopo a seconda di come è fatto il tetto si mette. Noi che facciamo adesso? Facciamo il buco, mettiamo il vitone, stringiamo, vedete qui c'è il gommino, stringiamo questa così e poi sopra ci andiamo a mettere il bituminoso, no, il nastro, è un sigillante bituminoso elastico che in pratica non fa entrare l'acqua. Quindi adesso andiamo a fare tutti i buchi, abbiamo appena segnato dove farli, mettiamo il vitone e continuiamo. Allora, ecco il vitone, alziamo questo, tiriamo in su. Perché se no che succede? Se non pulisci, dopo il sigillante non va a pressione, diciamo, non rimane attaccato. Facciamo questo. Ok, dopo lo andiamo a stringere e poi sigillare, il gioco è fatto. Allora, abbiamo messo i vitoni, tengono. Adesso abbiamo messo le piastrine, queste qui. Una volta messe le piastrine, andiamo a mettere le barre, queste, e le andiamo a fissare. Le fissiamo tutte e dopo montiamo i pannelli. Allora, staffette montate. Ecco qua. Adesso andiamo a posizionare le barre. Le sta mettendo Claudio. Abbiamo pure il capocantiere dall'altra parte che il signore ci sta mettendo, ci sta guardando, quindi il signore anziano come sempre. Abbiamo pure il capocantiere. Quindi andiamo a montare le barre e continuiamo. Abbiamo montato la struttura, tutto quanto, abbiamo fissati, ecco Claudio che sta fissando qui e adesso andiamo a ritagliare questo perché è troppo lungo, dopo ci dà fastidio sui pannelli e poi mettiamo il silicone qui, mettiamo il silicone quello apposta per l'esterno ovviamente, non è che si usa silicone quelli 325. Andiamo a ricoprirlo per bene così non ha sicuramente non avrà infiltrazioni. Ecco qui. E poi andiamo a mettere i pannelli. Allora, struttura finita e faccio vedere un po', eccola. Allora, struttura finita, bella montata, ci abbiamo messo già il silicone e che Claudio ci ha pure toccato con le scarpe, quindi se le dovrà pulire. Aspettiamo che arrivano i pannelli, noi nel frattempo andiamo sotto a vedere quello che ha fatto Amos, cioè ha montato gli inverter e tutto quanto il resto. Eccolo qua. Amos, che fai? Adesso dobbiamo fare un foro tra una scatola e l'altra e poi trovare un modo per uscire di fuori fino all'inverter. Eccolo qua. Qui abbiamo messo l'inverter. In questa abbiamo fatto una scatola unica, qui andremo a mettere il separé, diciamo.
per essere a norma. E niente, poi dobbiamo fare la calata. Una volta che si fa la calata, questa è quella dei condizionatori, e una volta che si fa la calata andiamo ad attaccare l'impianto, i pannelli, e il gioco è fatto. Allora, eccoci qua, fili della continua passate, giusto Amos? Giusto. È stato un po' difficile, come vedete siamo riusciti a farli passare internamente senza fare buchi o altro, attraverso questa canalina che già è resistente. Adesso andiamo a fare la calata che verrà dal tetto qui sopra e poi andiamo a fare tutti i collegamenti. Allora, adesso mi ho passato la calata principale qui, sta preparando, facciamo una calata che poi questa andrà a finire all'inverter. Metteremo i connettori e poi domani, siccome ci si è fatto tardi e i pannelli devono ancora arrivare, domani montiamo i pannelli e mettiamo in funzione l'impianto. Buongiorno. Allora, oggi stamattina mettiamo i pannelli, siamo qui con Amos e Claudio, stiamo scaricando. Li portiamo sopra, tanto il tetto è basso, non ci serve neanche il cestello. Li portiamo sopra, li montiamo e li attacchiamo. Allora, eccoci di nuovo qui sopra. Adesso facciamo qui i connettori più e meno. Li andiamo a collegare, faremo una cosa a Z. Perché? Perché così non attira i fulmini, che se attira i fulmini dopo è un casino. Adesso Claudio va a fare il connettore, taglielo questo qua. Taglielo un po', è troppo lungo. Ok, perché abbiamo fatto questo? Perché abbiamo fatto, andiamo a fare un collegamento a Z. Si fa il collegamento a Z perché se facciamo un collegamento a U, cioè che in pratica tutti i pannelli sono a U, qua può rischiare di essere attirato dai fulmini. Invece col collegamento a Z spezza. Invece il collegamento U fa una gabbia. Ecco, connettore fatto, e montiamo i pannelli. Ecco qua, impianto montato, tutto quanto. Vi faccio vedere da lontano. Eccolo qui. 8 pannelli, 3 kW e mezzo all'incirca, e potenza 4,45 ogni pannello. Abbiamo la discesa qui e niente, andiamo sotto e accendiamo. Allora, ecco qua Amos che attacca il meter. Questo che è invece Amos? Lo spiego. Questo è l'interruttore generale della linea fotovoltaico che l'abbiamo attaccato in parallelo all'alimentazione di casa, e che viene direttamente dal contatore esterno. Ok, e questo è il meter. Sotto a questo interruttore qui ci alimenta anche il meter di misurazione dell'energia sia in emissione che in esportazione. E questo è tutto quell'altro quadro. Esatto, da qui a qua è la parte di casa. Quindi adesso attacchiamo, finiti i collegamenti, andremo a ridare alimentazione all'intero impianto. Stacca. Vai. Allora, adesso andiamo ad attaccare l'inverter, diamo corrente, attacchiamo le stringhe e accendiamo. Poi prendiamo il cellulare
e lo andiamo a configurare. Inverter configurato. Abbiamo attivato tutto quanto, l'abbiamo già messo in la mosca, l'abbiamo già messo in funzione. Ovviamente 8 pannelli, abbiamo installato solo una stringa e questa stringa va ad alimentare l'inverter, che poi l'inverter darà corrente alla casa. E i valori adesso sono un attimo sballati perché dobbiamo finire un'ultima cosa, che dobbiamo cambiare il meter che legge un po' male le potenze, ma questo è un problema risolvibile. Inverter installato, impianto fatto, come si dice, Amos? Le gestion fee. Pettine.